Salve youtubers e benvenuti ad una nuova recensione. Prima di iniziarla però vorrei contestualizzarla. Dici in che senso? Nel senso che questa non la faccio seduto in ufficio, ma sul divano di casa. Siamo nella fine degli anni 90, io ho circa 12 anni e sono in piena scuola media. In quel periodo non vedevo l'ora di tornare a casa e guardarmi Dragon Ball. Non ho certo bisogno di spiegarvi cosa sia Dragon Ball. Spero. Ero presissimo, mi piacevano i personaggi, le storie e i combattimenti. Un giorno che mia madre mi era venuta a prendere, passiamo davanti ad una piccola videoteca. E lì in mezzo a tutte le videocassette, vedo questa. Vista adesso, sai cosa aspettarti quando un film ha una locandina del genere. Ma ai tempi mi sembrava spettacolare. Un film di Dragon Ball con attori veri. Avevano praticamente esaudito uno dei miei desideri. L'altro era quello di poter volare. C'è ancora tempo. Ai tempi non si poteva sapere quale film era bello o quale film era da buttare nella raccolta differenziata, perché internet era solo agli inizi. Ci volevano tipo 8 ore per guardare una sola foto di donne nude. Ah, la giovinezza. L'unico modo quindi era di affittarlo e rischiare di rimanere delusi. Quindi lo prendo, torno a casa, mi metto il pigiama dei supereroi, mi prendo una bella yo-yo di scorta, mi siedo sul divano e lo guardo. Questa è la recensione di Dragon Ball The Magic Begins. Il film inizia in... Scusate. Non ho resistito. Il film inizia in Thailandia, credo, dove un piccolo villaggio viene attaccato da delle astronavi. Finché non si vede questo. Iniziamo bene. Giuro su Dio che sono state disegnate direttamente sulla pellicola. Arriva l'esercito e fa una strage. Wow, per essere un film destinato ad un pubblico giovane è abbastanza violento. È praticamente l'Apocalypse Now da far vedere all'asilo. I soldati invadono un tempio Shaolin e ci vengono presentati i nemici principali. Due scagnozzi vestiti in modo improponibile anche per degli alieni e... quello che sembra il figlio illegittimo tra il mostro della palude e Arlong di One Piece. Quando l'ho visto la prima volta sono rimasto deluso perché mi aspettavo uno dei grandi cattivi di Dragon Ball, tipo Pilaf o qualcuno del Fiocco Rosso o la saga di Piccolo. Invece mi ritrovo un pesce con le corna. Ma chi è? Chi siete? Io sono Re Satan. Si chiama Satan? Come Mister Satan? Ma non può essere lui perché questo non è Dragon Ball Z. E non ci assomiglia più di tanto. Che sia Al-Satan il primo nome di Piccolo, ma non mi sembra neanche lui. Come se non bastasse, il nome originale è Jumao, il nome del papà di Kiki. Cosa? Immaginatevi la confusione di un bambino che cerca di raccapezzarsi con questi casini. Ma solo adesso ho finalmente capito chi è questo Satan. In pratica questo è il remake del primissimo film d'animazione di Dragon Ball, La leggenda delle sette sfere. Però il nemico si chiamava Re Gourmet, non Satan. No, ma grazie, avevo proprio bisogno di tutti sti viaggi mentali guardando un film di Dragon Ball. Spero solo che non ci sia una trottola alla fine del film. Comunque, Satan attacca il villaggio perché c'è nascosta una sfera del drago. Calma, calma, amico. Non sarai sul serio così stupido, vero? Venite, facciamo ogni scudo! Lasciateli passare! Usciamo di qui, presto! Gli alieni distruggono tutto e tutti, e i monaci lo proteggono facendogli da scudo umano. Utile! Satan si teletrasporta e li fa fuori tutti. Perché non l'hai fatto anche prima? Ed entra in possesso della seconda sfera. Gliene mancano 5. Una di queste ce l'hanno nonno Gohan e suo nipote Goku.
Ma questa sfera è importante, non possiamo perderla. Nonno, dimmi che cosa succede. Perché all'improvviso parli così? Devo dire che quando sono apparsi ero contentissimo. Erano esattamente come me li ero immaginati. Il costume è abbastanza fedele e c'è persino il bastone. Cosa volere di più? Metti via il bastone. Ti devi esercitare. Prima la potenza, poi la tecnica. D'accordo. Adesso si allenano. Non è proprio quello che mi aspettavo, cioè... Ma quali rane psichedeliche si sono leccati i coreografi? Non è Dragon Ball questo, è il Benny Hill Show! Un barile di piselli! Un barile di agnelli! Un barile di tortelli! Un barile di porcelli! Farò finta di non aver mai visto questa scena qua. Mentre è a caccia, Goku incontra Bulma. E la scena è esattamente identica a quella del cartone. Ora mi ricordo, ha detto che il petto delle ragazze è molto più grosso. Ma è strano, perché dovrebbe essere più grande. Dai, fammi sentire. Ehi, non toccare. Già, mio nonno ha detto anche che non bisogna toccare le ragazze. Quelli che lo fanno si chiamano... Stupratori! Sì, sentir parlare di stupratori mentre da piccolo guardi un film con i tuoi genitori è l'ideale. Bulma ha una sfera del drago e dice a Goku che i soldati sono diretti a casa di suo nonno. Ma arrivano troppo tardi. Il nonno è stato catturato. Li beccano lungo la strada ma gli distruggono la jeep. Così sono costretti ad usare un altro mezzo. Ne vuoi un po'? Sì, alla velocità della luce! Lui mi ha trovato nella foresta quando ero un neonato. Mi ha tirato su. Si imbattono in un indigeno locale che insegue una ragazza. Aiuto! Fermo! Mio nonno non mi ha detto che esistessero degli uomini così neri. Oh, stupratori e razzismo. Sempre meglio. In realtà è Oolong, il maialino che si può trasformare in quello che vuole. Non mi scapperai! Oh, adesso sei un grassone? Visto, si può trasformare anche in un grassone. È la mia forma originaria. Come? È la mia forma originaria. Io sono il 91esimo discendente del grande maiale. Oh! No! Questo è il vero Oolong! Non questo! Sembra il fratello perduto di Sammo Hung ai tempi in cui faceva i film con Jackie Chan. Ah, non sapete chi è Sammo Hung? L'attore protagonista del telefilm Più Forte Ragazzi. No? Vabbè. Che continuo a non capire perché hanno voluto rappresentarlo così. Sicuro se avessero fatto una maschera sarebbe venuta la più pupazzosa del mondo, ma almeno sarebbe stato giusto. Subito dopo arriva anche Yanko, che senza indugiare troppo inizia a lottare con Goku. Questo combattimento è decisamente migliore di quello col nonno. Non sarà perfetto. Appunto, ma almeno è divertente da guardare. Il gruppo si unisce e dopo essersi accampato racconta la storia delle sfere del drago e del maestro delle tartarughe, l'unico che può battere Satan. Dobbiamo assolutamente trovare aiuto. Mia madre mi parlò dell'eremita della tartaruga, solo lui può uccidere quel mostro.
Il maestro Muten? Sì, esatto. Sentendo queste cose, non vedevo l'ora di vedere il maestro Muten fatto nella realtà. C'è da dire una cosa qui. Prima, quando eravamo piccoli e scoprivamo che avrebbero fatto un film di un cartone animato che stavamo guardando, ci pisciavamo addosso dalla felicità, perché non sapevamo cosa aspettarci, poteva essere spettacolare. Non come ora. Uwe Boll di me! Si scopre che anche Janko ha una sfera del drago e come desiderio vuole avere il coraggio di parlare alle donne. Non voglio soldi, non voglio fama e neanche fortuna. È il coraggio che chiederei al dragone. Così non tremerei davanti alle donne. Non ne avrei paura. Nerd! Finalmente viene inquadrata la Kame House con dentro il maestro Muten. Ma sì, finalmente! Magia, aiutami, magia! È un pochino più giovane di quel che mi immaginassi, ma è una figata! Oh signore, ma perché devono ficcarci queste cagate? Prima mi fai contento e poi mi deprimi? Nube magica! E ora che c'è la nuvola Speedy mi fai contento di nuovo! Smettila, sono troppe emozioni tutte insieme! Poi c'è questa scena in cui la nuvola scappa e Muten cerca di catturarla con delle corde che gli escono dal guscio. Dopo un po' lo raggiungono anche gli altri. Le curve sono tutte al posto giusto. Hai un magnifico personale. Oh, il mio corpo è tutto un prurito. Oh, mi prude come l'inferno, mi prude anche qui. E sapessi quanto qui. Oh, io sono tutto un prurito. Ecco, mancava il porno soft alla lista. In poche parole, vogliono farsi aiutare da lui per sconfiggere Satan. Accetta, ma vuole qualcosa in cambio. Io voglio vederti senza vestiti, nuda. Zitto, vecchio sporcaccione. Come puoi solo pensare una cosa del genere? Maestro, eh? Questo è troppo. Ehi, ragazzo, il sesso è una cosa naturale. Per qualcuno è un hobby, per altri è una debolezza. Il fatto è che io amo le ragazze. È un cartone per bambini. Chi l'ha diretto? Lars von Trier? La Kame House viene attaccata e per la prima volta viene fatta vedere l'onda energetica. Maledetti, non mi scapperete! Oh, ma dai! Un'ora per aspettarla e sembrano soltanto dei laser che escono dalle mani! Questa è una vera e propria delusione. La casa viene fatta letteralmente esplodere. Così Satan è in possesso di 6 sfere del drago. Ne manca solo una che è nelle mani di Oolong. Decidono quindi di contrattaccare. Perché? Perché abbassare il livello fino a questo punto? Non poteva trasformarsi in un mostro gigante. L'unica cosa che ha fatto è stato togliersi la maglia. Non serve a nulla. Ok, serve se vuoi attirare una mandria di ragazzine allupate. Ma devi avere il fisico. Continuando, fanno fuori le 2 guardie del corpo e sono pronti a sconfiggere Satan. Volano sfere di energia da tutte le parti, finalmente, ma vengono interrotti dal nonno di Goku, tenuto prigioniero. Il vecchio Gohan! Nonno! Ragazzo mio! Vai Goku, spaccagli la faccia! Vabbè, ho capito, ma sei una merda, madò! Satan porta in vita i cittadini morti sotto forma di zombie, perché... può farlo. Mamma!
No, non ti avvicinare, sono degli zombie. È quel mostro che li controlla, non ti riconoscerebbero. Il tutto condito da uno stranissimo filtro blu. Sì, in fondo al mare, in fondo al mare. Come farà il nostro gruppo di eroi a sopravvivere? Decine di zombie li circondano, ma Goku chiama la sua nuvola Speedy e attacca Satan. Quello che non si sapeva è che quell'imbecille di Satan ha nascosto le 6 sfere del drago dentro il suo stomaco. Tu hai idea di dove abbia nascosto le 6 sfere? Io credo che siano nel suo stomaco. Qual è il ragionamento logico che ti ha portato a dire: il posto più sicuro per nascondere delle sfere del drago è dentro la mia pancia? Prima di tutto, non voglio neanche immaginare come le avresti recuperate. Secondo, non era meglio metterle in una delle 100.000 astronavi? Gli fanno ingoiare la 7ª ed ultima sfera, lui crepa come un idiota e appare il drago Sharon. Indietro! Anche nel film originale Re Gourmet si era mangiato le sfere, ma quando il drago appare lui rimane in vita. Qui crepa! Quello è il dragone magico! Che tristezza di combattimento finale è! Viene esaudito il desiderio che tutto torni come prima, gli zombie tornano umani e il film finisce con un fermo immagine di Goku e Yanko che si sfidano. Il terzo Rocky. La scena clou è una scena che nella versione italiana hanno tagliato perché è troppo volgare. Quando sono alla Kame House, Oolong si trasforma in Bulma, ma con il seno più grosso, in modo da convincere Muten ad aiutarli. Perché avrebbero dovuto tagliarla? È la scena più bella del film! Quindi, questo era Dragon Ball The Magic Begins. E visto in quel periodo lì, mi è sembrato fantastico. I personaggi sono abbastanza somiglianti, la storia generale è simile a quella del cartone e i combattimenti sono divertenti da guardare. Però, considerandolo film a sé stante e non film di Dragon Ball, c'è da dire che per essere stato fatto nel 1991, gli effetti speciali, alcuni almeno, sono un po' scadenti. E in Italia è uscito soltanto nel 1998. L'anno dopo, nel 99, è uscito Matrix, per farvi capire. Io comunque vi consiglio di guardarlo, anche solo come cimelio di un cartone animato che ha fatto la storia. Ah, un'ultima cosa. Questo è molto meglio di Dragon Ball Evolution, ma non c'era neanche bisogno di dirlo.